l'analisi della partita, Sciarra, perché nel primo tempo avete avuto un bel possesso palla, forse avete concesso un po' la profondità a Galli e il gioco sull'ampiezza, sull'out di destra, nel secondo tempo invece avete concesso campo al Chieti. Sì, diciamo che la prima frazione è stata una frazione dove le due squadre si equivalevano a vicenda e a sprazzi faceva momenti meglio il Chieti, momenti meglio l'Aquila. Noi abbiamo fatto la parte centrale del primo tempo, a mio avviso, molto bene. Secondo abbiamo fatto male, secondo abbiamo perso tutte le seconde palle, abbiamo perso tante palle in uscita e ringraziamo che la partita è finita 1-1, però la prestazione del secondo tempo è stata sicuramente non all'altezza nostra sotto il punto di vista del ritmo, della qualità del passaggio, dell'intensità di gioco, è stata spezzettata. Comunque il fatto è che il Chieti non è che abbiamo concesso tante occasioni con il Chieti comunque ha fatto poco per meritare il vantaggio. Noi abbiamo fatto ancora meno sotto il punto di vista dello sviluppo del gioco. Il Chieti ha fatto qualcosina meglio il secondo tempo, assolutamente sì, e va riconosciuto. È un pareggio che vale tanto o un pareggio che vi lascia un po' di amaro in bocca? Considerato il ritorno all'Aquila, considerato che insomma ci sono ancora delle gare chiave da giocare. Calcolando la prestazione che abbiamo fatto, il punto vale tanto. È un buon punto che non cambia la classifica e le distanze tra le due squadre. Ricordiamo sempre che non ci sono solo l'Aquila e il Chieti, c'è l'Angolana, c'è l'Avezzano che sicuramente daranno battaglia e quindi lo prendiamo sicuramente come un buon punto. Chiedo un'ultima cosa io, Sciarra, prima delle domande da studio di Giovanni Tontodonati e Lorenzo Valeriani, le scelte dall'inizio, perché vi siete presentati qui all'Angelini con la massima qualità possibile in campo, tridente con Pellecchi, Amicichè e Di Paolo e Catalli in posizione di mezzala. Volevate subito dare un'impostazione come a questa partita? Sì, diciamo che noi, per quello che come ci piace giocare a noi, diciamo che mettere persone di qualità ci piace sempre. Abbiamo le giuste coperture, perché se una squadra in 13 partite prende un gol oggi sul rigore, tra parentesi completamente regalato da un nostro disimpegno, ci permette, ecco, con la nostra linea difensiva, con il lavoro che facciamo con la linea difensiva, di far giocare tutte queste persone di qualità. Chiaro è che poi durante la partita c'è bisogno dei cambi, c'è bisogno di perché chiediamo molto sia nella fase di pressing sia nella fase di accorciare con i terzi alti. Che ci siamo accontentati gli ultimi minuti è vero, purtroppo nel gioco del calcio, quando dal punto di vista della qualità e del fraseggio mancano le interpreti giusti, nel senso che si sbaglia troppo e le partite così in quattro non le riesci a mantenere o avere la possibilità di vincere. Quindi è stato proprio un calo da parte dei singoli, che nonostante tutto non siamo riusciti a cambiare l'andamento della partita nonostante i cambi. Abbiamo perso tutte le seconde palle, tutte, ne abbiamo vinta una con Bisegna al 44esimo del secondo tempo, perché noi tutte le seconde palle le abbiamo perse, abbiamo sbagliato in uscita e quando è così con una squadra come Chieti è normale che soffri sì, ma non è che Chieti abbia fatto tutte queste occasioni a gol che abbia meritato di vincere, no, abbiamo contenuto, era una partita dove l'importante era non perderla, la cosa più importante era questa e quindi a fine partita siamo molto contenti del punto. Ma dalla panchina non l'abbiamo visto bene, io penso che sì, l'arbitro da vicino, l'arbitro si è comportato molto bene oggi, quindi io penso, ancora non lo rivedo, ero molto lontano, però anche i ragazzi non hanno protestato, quindi penso assolutamente sì che il rigore era netto. Io faccio un'ultima domanda prima di salutare Andrea Sciarra, perché volevo capire se eravate arrabbiati o meno il fatto che soprattutto nel primo tempo avete fraseggiato molto bene, avete comandato le operazioni, però a conti fatti non avete mai tirato in porta. L'unica palla che ha toccato Micichè nel secondo tempo su quel cross che è arrivato da sinistra e ha impegnato l'occasione più limpida del secondo tempo comunque. Sì, perché il primo tempo siamo poco concreti, siamo riusciti a, però sempre a sprazzi, non abbiamo trovato la continuità che riusciamo a trovare in altre partite, soprattutto quando giochiamo in casa, e quando noi non diamo la continuità dell'azione, del ritmo, poi non è che con un'occasione riesci a far gol, devi creare, devi alzarti con la linea. Oggi non ci riusciamo, perché c'è da dire anche molto bravi i loro due attaccanti, che attaccavano molto bene la profondità ogni volta che la loro palla era una palla scoperta o dei quinti o da parte dei tre difensori centrali.